Ed eccoci qui, bentornati su Chef in Cucina, la trasmissione gastronomica di Rete 8 che fa visita e fa tappa dai più grandi chef abruzzesi. E noi ci sentiamo un po' a casa quando torniamo dal ristorante Caldora a Punta Vallevò insieme al nostro chef Marco Caldora. Anche io mi sento a casa con voi perché ormai... Abbiamo iniziato insieme, sì, chef. Sì. Io e Antonio siamo più anziani, sì, mi sembra. Sì, è vero. Siete i nonnetti di Chef in Cucina oramai. E poi devo dire, inauguriamo veramente la stagione primaverile qui perché c'è un sole stupendo e io lo dico sempre e non mi stanco mai, la Costa dei Trabocchi è veramente meravigliosa, per me è il paradiso d'Abruzzo. No, è vero, è molto bello, io sono di parte perché come sono di parte, però è vero, è veramente molto bello. Qualche, penso che domenica scorsa con quella bella giornata sembrava estate. Sì, veramente. Anche se i lavori della strada parco non ancora, cioè sono iniziati ma non è ancora un po' così, è lo stato selvaggio. Beh, devo dire che così comunque il fascino è anche maggiore. Notevole, è vero, veramente, sì. Veramente veniteci perché veramente... Sì, visitate il nostro Abruzzo, visitate la Costa dei Trabocchi e poi devo anche dire che noi godiamo di un clima mite quasi tutto l'anno, perché devo dire che questi picchi poi di grande freddo, di grande caldo, in realtà poi se andiamo a riassumerli sono pochi nell'arco dell'anno, quindi abbiamo anche un clima favorevole, per cui al via con le gite. Poi non dimentichiamo che se facciamo il pranzo sulla Costa dei Trabocchi a livello zero, sì, a livello del mare... Si digerisce meglio? No, basta mezz'ora, andiamo a fare merenda a 2000 metri, quindi salire sulla maiella da qua, sono in mezz'ora, 40 minuti. Pazzesco. C'è uno sbalzo per le orecchie veramente, per chi non è abituato. Non ci rendiamo conto di quanto siamo fortunati, per alcuni è un sogno. E va bene chef, allora va la bene. Ricetta di oggi, sì, questi bei oggi, pesci. Oggi facciamo un piatto molto semplice, molto soprattutto anche indicato perché stimola anche la curiosità dei bambini. Oh, facciamo un pesce semplicissimo che è il merluzzo. Sì. Però di solito si compra solo merluzzo, si fa sempre in bianco, si fa sempre così. Cioè il merluzzo per me è il pesce di quando sono ammalata, perché purtroppo mia madre mi faceva questi merluzzi. Non me ne voglia, però è così surgelati, bianchi, brutti, terribili. Cioè, e invece noi facciamo un merluzzo, lo facciamo gratinato. Per bene. Fare questo abbiamo bisogno dei merluzzi. Poi freschi, sì. Rigorosamente freschi. Freschi, sì. Poi abbiamo fatto una mollica di pane, cioè sì. Il pane raffermo, privato della buccia, della crosta, tostato. Sbriciolato, sì, prima tostato e poi sbriciolato, okay. In maniera che abbiamo questa bella mollica. Questa panura, sì, questa mollica. Poi abbiamo... qua abbiamo preso un po' di zucchina, un po' di peperone, di peperone, prezzemolo, zucchina e le carote, sì. Abbiamo fatto un tipo un arlecchino, le abbiamo fatte a dadini molto molto piccoli, mettiamo in una teglia, mettiamo in forno per un paio d'ore a 60-70, proprio basso, possiamo anche lasciare, tanto non brucerà mai, semplicemente ad asciugarsi. Però dobbiamo iniziare con un po' di anticipo perché sì, ci vuole sì, un po' di tempo, non sì, è detto anche di sì, più. Sì, e questo qua un paio d'ore c'è sicuramente, sì. Però se abbiamo da farle mettiamo anche la notte intera, perché tanto non bruceranno mai, l'importante è che si asciuga. Perfetto. E questi sono gli ingredienti, poi un albume d'uovo ci serve per fare la panur. Veloce. Sì, semplice. Cottura in forno, cottura giusto? In forno per 5-10 minuti. Perfetto, okay. Chef, iniziamo. Allora, prendiamo un merluzzo, ne facciamo uno. Sì. Prendiamo un merluzzo, ce lo andiamo ad aprire. Poi posso dire, secondo me il merluzzo è uno dei pesci più buoni. È buonissimo, a me piace tantissimo. Ah sì, il merluzzo è un pesce che anche alla griglia, anche, cioè è molto usato nella... Sì. Quindi lo dobbiamo ovviamente prima sfilettare. Sì, lo sfilettiamo così abbiamo proprio i filetti di merluzzo. Sì. E non andate a comprare quei merluzzi già di famose marche. Hanno un sapore orribile, la posso dire. Che tutto sa, tranne che di pesce. Sì, è vero. Ma poi bisogna sempre prediligere gli alimenti freschi. No, ma Jennifer, però scusami se ti interrompo, ma anche i costi, anche i costi. Assolutamente. Cioè, un merluzzo fresco lo compri con un merluzzo del genere, costerà 2 euro. Sì, e quanto costa un pacchetto di quelli che troviamo nei... Allora, facciamo, guarda, un po' delle piccole incisioni sulla pelle. Come si fa con il pane, sì, ma semplicemente perché altrimenti...
col calore, durante la cottura, la pelle tende a tirare, quindi noi lo vogliamo lasciare dritto, sennò okay. poi per non farlo arricciare. Si arriccia. Perfetto, abbiamo il nostro filetto. Che precisione, quanto sei bravo a sfilettare, chef. Oh. Ah, adesso lo andiamo a spennellare con l'albume. Sì, do giusto una spennellatina che mi fa attaccare la panure con l'albume d'uovo. Ah, ok, quindi serve per far aderire la nostra panure. Elicottero, ti cercano? Eh? No, io sono stata brava. Ecco qua, la nostra panure. Sì. Mettiamo in teglia. Ma ti immagini che bello deve essere passare qui sopra con l'elicottero, chef? Io ce l'ho, delle foto, dei video aerei. Cioè, deve essere un panorama mozzafiato proprio. Un po' di sale. Un po' di sale. E poi andiamo con... Poi prendiamo. Con la mollica, con la nostra panure. La mollica di pane. La mettiamo in una ciotolina. Sì. Così. Prendiamo le nostre verdure. Ma quanto sono belle! Poi queste secondo me una volta preparate sono versatilissime, si possono utilizzare in tanti modi. Può essere utilizzato questo piatto come un antipasto, come un secondo. Magari possiamo fare delle porzioni più piccoline e presentarlo come antipasto. Poi invece in una porzione un po' più grande insomma, è un secondo piatto completissimo, tra l'altro. Giusto un filino d'olio. Voilà, abbiamo la panatura. Eccola qui. Io adoro queste ricette, chef. Ricette semplici, vere, piene di gusto e soprattutto rifacibili a casa. Questa cosa, io lo dico sempre, ci tengo tanto a sottolinearla, è fondamentale perché i nostri telespettatori, che sono bravissimi, devono poter rifare le nostre ricette. Assolutamente, i piatti vanno rifatti. Siamo qui per questo, proprio per darvi la possibilità di rifare i nostri piatti. E io lo dico sempre, insomma, se volete potete pubblicare le foto dei vostri piatti, dei piatti che avete rifatto prendendo spunto da noi, sulla nostra pagina Facebook Chef in Cucina Rete 8. Cercateci e noi saremo ben lieti di vederli e confrontarli, ma siamo sicuri che siete bravissimi. Ecco qua, un filo d'olio. Sì. E adesso andiamo in forno per 8-10 minuti. Bene. Sono trascorsi esattamente 5 minuti, vero chef? Se non 5, 8, però 8 comunque, minuti. Temperatura? 220 gradi, quindi deve essere temperatura molto forte, il forno deve essere già caldo nel momento in cui andiamo ad infornare. Ok, quindi preriscaldiamo il forno e la cottura veramente, ma proprio velocissimo questo piatto. A questo punto andiamo ad impiattare, va? Sì. Bello. Bello, profumatissimo, arriva proprio tutto il profumo dei peperoni, si sente proprio tanto. Morbido, morbido. Sì, sì. Questi sono quei piatti che a me piacciono da impazzire, chef, perché sono facili. È delicatissimo, un piatto molto molto delicato. Mazza che bello! Ecco, bisogna prestare un po' di attenzione. Sì, perché è sempre delicato, quindi il piatto facciamo così. Poi a questo punto siamo liberi di scegliere, siamo una salsina d'accompagnamento, come vogliamo. Quello che vogliamo. Noi non l'abbiamo nominato negli ingredienti perché è facoltativa la cosa. Okay. Questo non è altro che una crema di pomodoro. Tante volte l'abbiamo fatto, la crema di pomodoro. Mettiamo un soffritto, patate, cipolla e polpa di pomodoro. E poi frulliamo tutto. Quindi una cosa semplicissima. Esattamente. Possiamo usare una crema di pomodoro, una crema di patate, una crema di finocchio. Anche di peperone, volendo. Forse rimaniamo un po' troppo a tema con... Sembra qualcosa che vada più a spezzare. Okay. Perché il pomodoro ha un po' di acidità, quindi sta bene. È talmente una cosa talmente facoltativa, talmente a piacere, che possiamo anche evitare di. Sì. Perciò non l'abbiamo nominato prima. Però, insomma, se vogliamo rendere il piatto anche più elegante, ecco, devo dire che è così. Beh, una salsina d'accompagnamento è sempre. Sì, sta sempre bene. Gradita. Immancabile. Un filo d'olio del nostro oro. Voilà. Ed eccolo qui. E il piatto è pronto. Il nostro merluzzo gratinato, ma gratinato con classe. Potrebbe sembrare una cosa banale e semplice, in realtà lo è perché è molto semplice, ma non banale. Di grande effetto, di grande gusto e grande semplicità. Il che non guasta mai. Grazie, chef. Grazie a voi e seguiteci sempre su Rete 8. A domani. Le cipolle contengono gli enzimi che stimolano il metabolismo e la digestione. Cipolle sono fortemente depurative, diuretiche, in più influenzano positivamente su avere bassi livelli del colesterolo.